rundown per la nuova squadra di governo. A breve vertice finale tra Meloni, Salvini e Berlusconi, già raggiunto l'accordo sui presidenti delle Camere. Diplomazia al lavoro per il faccia a faccia tra Biden e Putin durante il G20 di novembre in Indonesia. La guerra continua, Kiev contrattacca e riconquista 5 città a sud. Continua la stagione dei veti nell'Unione Europea, ancora divisioni sul price cap al gas. Ora c'è il veto dell'Ungheria, la Germania dice no al tetto al prezzo del GNL. Autostrade Liguri in tilt, oggi blocchi stradali di 2.000 lavoratori dell'Ansaldo Energia, off limits l'accesso di Genova Ovest con la 7 e l'allacciamento con la 10, auto e camion in coda per chilometri. Il gruppo Grimaldi lancia la nuova linea Ropax Napoli-Palermo. Da lunedì prossimo, 17 ottobre, la moderna cruise Ausonia collegherà le capitali del Mezzogiorno con un servizio trisettimanale. Avanza l'ipotesi di prorogare l'ora legale il prossimo 30 ottobre. Se durasse tutto l'anno, nel 2023 si risparmierebbero oltre 2 miliardi e mezzo in consumi elettrici. Buonasera. Mancano poche ore alla prima seduta di Camera e Senato e proseguono senza sosta i contatti e le trattative all'interno del centrodestra per definire la lista dei ministri del prossimo esecutivo. È già stato raggiunto invece l'accordo sui nomi dei futuri presidenti dei due rami del Parlamento, come confermato oggi dal senatore di Fratelli d'Italia Giovan Battista Fazzolari. Si dovrebbe tenere a breve il vertice finale tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, con quest'ultima che in mattinata si è detta ottimista. Mi pare che le cose vadano bene, ha dichiarato entrando alla Camera, saremo pronti. Si gioca di tattica pesante nel centrodestra a poche ore dal voto per la presidenza delle Camere e in vista della composizione della squadra di governo. La presidenza di Palazzo Madama, voluta fortemente da Fratelli d'Italia, che mette in campo Ignazio La Russa, è reclamata anche dalla Lega, che rilancia con Roberto Calderoli. Sullo sfondo la partita per il Ministero dell'Economia, dove Giorgia Meloni ha sempre puntato su un tecnico di rango come Fabio Panetta, che al momento non sembra però cedere al pressing della politica. In questo quadro di incertezza, la leader focalizza la sua attenzione anche sui politici con una robusta esperienza tecnica, un dato che porta in queste ore anche sul nome di Giancarlo Giorgetti, un nome che sembra però cozzare con la strategia del leader del partito di Via Bellerio, perché questa soluzione cambierebbe, e anche di molto, le prospettive sulla richiesta dei dicasteri che ha in mente Matteo Salvini, e ciò rischia di diventare un problema serio per tutta la coalizione. Gli animi dunque si riscaldano in un vortice di rivendicazioni, puntigli e provocazioni. E soprattutto Lega e Forza Italia alzano la posta e rilanciano su quasi tutto. Coinvolgeremo le persone più adatte, ha spiegato Giorgia Meloni. Alla vigilia del primo test per il centrodestra, il rebus delle presidenze delle Camere è però ancora sul tavolo. Tra poche ore partono le prime votazioni per scegliere i successori di Elisabetta Casellati e Roberto Fico. Lo schema di dividere le due poltrone tra Fratelli d'Italia con La Russa e la Lega con Riccardo Molinari non convince i leghisti. In un quadro di tutti contro tutti, la Lega alza dunque la posta anche per il Senato con il nome di Calderoli. Forza Italia si sottrae alla competizione e Berlusconi, nonostante l'irritazione, tenta una mossa da padre nobile della coalizione, chiedendo a tutti, ufficiosamente, di rasserenare gli animi e trovare un'intesa. La posta in gioco è troppo alta per far saltare il banco. Veniamo alle ultime notizie sul conflitto ucraino. Diplomazia al lavoro per un faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l'omologo russo Vladimir Putin, dopo che ieri il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva aperto ad un possibile incontro tra i due leader nel corso del G20 che si terrà a novembre in Indonesia. Dipende da cosa vuole discutere, ha dichiarato in merito Biden, che frena e precisa che le trattative per un cessate il fuoco devono coinvolgere Kiev. La guerra sul campo intanto non si ferma, prosegue la controffensiva ucraina con le truppe di Kiev che hanno liberato altre 5 città nel sud del paese, mentre diversi civili sono morti nel Donbass a causa di nuovi raid russi. E preoccupa fortemente anche la situazione della centrale nucleare di Zaporizhia. L'alimentazione dell'impianto dall'esterno è stata tagliata per la seconda volta in 5 giorni, ha dichiarato il direttore generale dell'AIEA Grossi, sottolineando l'urgente necessità di una zona di protezione per la sicurezza nucleare intorno al sito.
Oggi a Bruxelles si sono riuniti i ministri della difesa della NATO con il segretario Jens Stoltenberg, che ha ribadito come la priorità dell'Alleanza Atlantica sia ora la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. È invece atteso per domani il bilaterale tra Putin ed Erdogan. Intanto, dai primi accertamenti sembra non siano l'esito di un sabotaggio le perdite rilevate nelle scorse ore nell'oleodotto Druzhba, che porta il petrolio dalla Russia alla Polonia, con le consegne che non hanno subito interruzioni. Con il taglio alla produzione annunciato dall'OPEC più, unito alle preoccupazioni per l'indebolimento dell'economia globale, il prezzo del greggio è tornato a muoversi al rialzo e hanno registrato nuovi aumenti dopo settimane di stabilizzazione anche i prezzi di benzina e gasolio. I prezzi dei carburanti non sono passati indenni ai rialzi delle quotazioni del petrolio. La decisione dell'OPEC di tagliare la produzione, nonostante la netta opposizione degli Stati Uniti, ha fatto impennare la scorsa settimana il prezzo del greggio, con riflessi immediati sui prodotti raffinati e sui listini dei distributori, che sono tornati a salire visibilmente. Il weekend è stato dunque all'insegna dei rialzi, sia per la verde, che al self è arrivata a sfiorare 1,7 euro al litro, che per il diesel. Il gasolio, che in questi mesi è sceso meno rapidamente e in modo meno consistente rispetto alla benzina, è tornato abbondantemente sopra quota 1,8 euro al litro. Secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia, il prezzo medio nazionale della benzina, fai da te, è infatti a 1,69 euro al litro, in deciso aumento rispetto alle rilevazioni fatte di venerdì, con alcuni marchi che sono arrivati a 1,708 euro. Nei prossimi giorni, in attesa del nuovo decreto ministeriale di proroga del taglio delle accise anche a novembre, il rifornimento potrebbe costare ancora qualcosa in più, rappresentando, secondo il Codacons, un grave rischio per la spesa degli italiani, non solo degli automobilisti. L'associazione segnala infatti come l'85% delle merci distribuite in Italia viaggi su gomma, con un effetto a catena tra il prezzo dei carburanti e quello dei prodotti alimentari e non. Continuiamo a parlare di energia. La Russia non fornirà risorse energetiche ai paesi che introducono il price cap. Questo l'avvertimento lanciato oggi dal presidente russo Vladimir Putin, mentre nell'Unione Europea continua la stagione dei veti e delle divisioni sul tetto al prezzo del gas. Sul punto e sullo stato degli acquisti comuni sono attese per la prossima settimana le proposte dell'UE, ma la strada si preannuncia in salita. Oggi l'Ungheria ha ribadito che non sosterrà il price cap, mentre la Germania sostiene che non debba essere posto sul GNL. Veniamo ora in Italia, in particolare ad una notizia del gruppo Grimaldi, che amplia la sua offerta di collegamenti marittimi tra l'Italia meridionale e la Sicilia, lanciando il nuovo servizio Napoli-Palermo dedicato al trasporto di passeggeri e merci. Dal prossimo lunedì 17 ottobre la moderna nave RoPax Cruise Ausonia sarà impiegata sulla nuova linea, con cadenze trisettimanali da entrambi i porti, ed esattamente ogni martedì, giovedì e sabato da Napoli e ogni lunedì, mercoledì e venerdì da Palermo. Inoltre, per la stagione estiva è previsto il raddoppio della frequenza della linea, con ben 6 partenze a settimana sia da Napoli che da Palermo. La Cruise Ausonia può trasportare fino a 1820 passeggeri e 1920 metri lineari di merce rotabile ed è dotata di tecnologie di bordo all'avanguardia, in grado di migliorare le prestazioni e ridurne l'impatto ambientale. Con questa nuova linea, ha dichiarato Emanuele Grimaldi, amministratore delegato dell'omonimo gruppo armatoriale partenopeo, puntiamo da un lato a consolidare la continuità territoriale tra il continente e le isole maggiori e dall'altro ad ampliare la nostra presenza nello scalo partenopeo. Rimaniamo in tema. Poco più di un anno fa, esattamente a luglio 2021, fu fondata Transmed GLE, la compagnia di navigazione spagnola acquisita dal gruppo Grimaldi per i collegamenti tra la penisola iberica e le isole Baleari. Dopo un anno di gestione, l'amministratore delegato Ettore Morace fa il punto sugli ottimi risultati conseguiti dalla società.
in quest'anno che processi di evoluzione, di sviluppo ci sono stati? Molti, perché è stato il primo anno. Abbiamo festeggiato il primo anniversario il 16 luglio di quest'anno. Abbiamo stravolto la vecchia Transmediterranea che abbiamo acquistato appunto a luglio dell'anno scorso, e soprattutto da un punto di vista organizzativo. Abbiamo ricostituito una squadra di giovani manager che sta lavorando molto bene, abbiamo rimesso a posto tutta la flotta che era in condizioni, insomma, avevano bisogno di un refreshment, abbiamo installato scrubber su 4 delle 5 navi e insomma bene, tant'è vero che poi abbiamo avuto la soddisfazione di vedere aumentato di molto il traffico passeggeri quest'estate. Ecco, sono state aperte anche nuove linee? Merci, abbiamo appena inaugurato in sinergia con Grimaldi e Euromed la nuova linea con le due Eco da Salerno a Sagunto, la novità è che passano da Palma e quindi carichiamo da Palma a Sagunto questa nuova linea merci che sta avendo un grosso risultato. Progetti immediati per il futuro? Continuare a migliorare, continuare a essere più efficienti, continuare a consolidare quello che abbiamo fatto quest'anno. Veniamo ora alla pagina economica. Torna a crescere il settore dell'industria nell'Eurozona. Ad agosto, secondo quanto riportato oggi dall'Eurostat, la produzione è aumentata oltre le attese, registrando un incremento dell'1,5% su base mensile e del 2,5% in termini tendenziali. Numeri positivi sui quali tuttavia pesa un quadro economico fortemente compromesso, come confermato dalle stime diffuse ieri dal Fondo Monetario Internazionale. Nel nuovo quadro di crisi che si è ormai consolidato, il debito pubblico globale rimarrà su livelli storicamente alti, nonostante per effetto dell'inflazione sia destinato quest'anno a scendere di 5 punti al 91% del PIL. Il debito italiano dovrebbe ridursi ulteriormente e, dopo il picco raggiunto nel 2020, attestarsi quest'anno al 147,2%. In questa complessa fase caratterizzata da crescita bassa o nulla e dall'alta inflazione, l'FMI ritiene prioritario tutelare i soggetti più esposti ai rincari senza pesare troppo sui conti pubblici e senza agire in contrasto con la stretta monetaria varata dalle banche centrali. L'economia mondiale si trova a navigare in acque agitate e le nubi di tempesta che si addensano all'orizzonte lasciano prevedere che il peggio deve ancora venire. Il Fondo Monetario Internazionale ricorre a tre metafore per descrivere lo stato di salute dell'economia mondiale e spiegare la revisione al ribasso delle sue stime di crescita per il 2023, una sforbiciata che non risparmia neanche l'Italia, per la quale la previsione è di una recessione. Il PIL italiano dovrebbe crescere quest'anno più delle attese e segnare un più 3,2% grazie alla ripresa del turismo e della produzione industriale, un risultato che consente al bel paese di archiviare il 2022 al livello della Cina e meglio della Francia e della Germania, battuta anche il prossimo anno. Nel 2023 però è attesa una significativa frenata, con il PIL italiano in contrazione dello 0,2% in un contesto di disoccupazione in aumento al 9,4%, ma di miglioramento dei conti pubblici. Il forte rallentamento è in gran parte dovuto ai prezzi dell'energia, ma anche all'impatto della stretta monetaria, spiega il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Pierre-Olivier Gourinchas. Il fondo si aspetta una recessione tecnica per l'Italia nei prossimi mesi e si stima che i rischi all'outlook sono al ribasso e dipendono dai prezzi dell'energia. La raccomandazione degli esperti di Washington all'Italia è in linea con quella ad altri grandi dell'economia: procedere con misure a sostegno dei più deboli invece che con azioni non mirate e assicurarsi che il debito sia su una traiettoria di calo. Autostrade Liguri oggi in tilt, lo sciopero dei 2000 lavoratori dell'Ansaldo Energia, che da questa mattina ha letteralmente diviso in due la città di Genova, ha causato forti disagi al traffico in ingresso e uscita. I manifestanti hanno bloccato l'accesso di Genova Ovest sull'autostrada A7 Serravalle Genova e il tratto tra l'allacciamento con la A10 Genova Savona e Genova Ovest verso Genova.
paralizzati i trasporti, con le conseguenze della manifestazione che si sono estese in molte strade del centro, del Ponente e del Levante e alle zone portuali, in particolare nel quartiere di San Pier d'Arena. Continuiamo a parlare di trasporti su strada e di sicurezza. Nel nostro paese gli incidenti stradali sono la prima causa di morte. Con il graduale ritorno alla normalità dopo le restrizioni dovute alla pandemia, nel 2021 sono stati circa 152.000 gli incidenti registrati. Dopo il calo nell'anno del lockdown, quando la mobilità è stata fortemente limitata per diversi mesi, nel 2021 i dati sugli incidenti stradali tornano nella media rispetto agli altri anni, con dei picchi in alcune zone d'Italia. Le statistiche elaborate da ACI Istat mostrano che in 40 province su 107 il numero di morti rispetto al 2019 è aumentato, in 7 è rimasto stabile. Nel 2021 ci sono stati poi 471 morti tra i pedoni, 50 nella sola provincia di Roma, che ha anche il maggior numero di morti in monopattino, ben 4 su 9. Nel 2021 sulle strade italiane si sono registrati 151.875 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.875 morti e 204.728 feriti, in media 416 incidenti, 7,9 morti e 561 feriti ogni giorno. Sono Oristano, Savona e Biella le province con incrementi percentuali maggiori, mentre la Sardegna è la regione con il più alto numero di morti rispetto al 2019. Per quanto riguarda la mobilità dolce, sempre nel 2021 sono deceduti 471 pedoni in 16.180 incidenti e 220 ciclisti, di cui 13 su bici elettrica. Da un anno invece sono quasi quadruplicati gli incidenti monopattino, da 518 a 2.101, 9 conducenti sono morti e a questi va aggiunto un pedone morto investito proprio da monopattino. La crisi energetica potrebbe far mutare una prassi consolidata quale l'ora legale. In questo momento complesso che vede i diversi stati attuare piani di risparmio energetico alla luce dell'incertezza generata dall'attuale scenario geopolitico, si torna a discutere della proroga dell'ora legale. Attualmente il ritorno all'ora solare è fissato nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, ma secondo gli studiosi rinviare il cambio di un mese consentirebbe all'Italia di risparmiare 70 milioni di euro. Un provvedimento dunque di facile attuazione e dai risultati certi da anni sul tavolo dell'UE. Mantenere l'ora legale per l'intero anno consentirebbe infatti di risparmiare oltre 2,7 miliardi in consumi elettrici, contenendo così almeno in parte gli effetti negativi che il caro energia sta avendo su imprese e famiglie. Ma cambiamo argomento e veniamo alle ultime notizie sulla pandemia. L'andamento del virus continua ad essere imprevedibile e se dopo il boom registrato nelle ultime settimane rallenta la corsa sia dei contagi che dei ricoveri nei reparti ordinari, accelera invece la crescita dei pazienti in terapia intensiva e dei decessi. Dopo settimane di curve in salita, il virus SARS-CoV-2 sembrerebbe aver iniziato a rallentare la propria corsa con un primo importante effetto. Sta diminuendo la velocità di crescita sia dei nuovi contagi sia dei ricoveri nei reparti ordinari. Una buona notizia, anche se le vittime del Covid continueranno invece a crescere, almeno per i prossimi giorni, dal momento che proprio i decessi rappresentano l'indice che per ultimo risulta in calo rispetto agli altri parametri. L'epidemia di Covid-19 in Italia, spiega Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le applicazioni del calcolo Piccone del Consiglio Nazionale delle Ricerche, vede rallentare la crescita dei ricoveri nei reparti ordinari, mentre la curva continua a salire in modo accelerato nelle terapie intensive e inizia la crescita dei decessi. L'analisi delle differenze settimanali della sequenza dei posti occupati nei reparti ordinari sottolinea mostra che da 4 giorni circa siamo in una fase di crescita frenata. Evidenzia segnali in controtendenza anche l'epidemiologo Cesare Cislaghi, già presidente della Società Italiana di Epidemiologia. Temevamo che il virus approfittasse dell'abbassamento delle misure di contenimento dei contagi ed invece sembra che l'incidenza continui a crescere, ma la velocità della crescita sta diminuendo, afferma. Fibrillazioni nel board di Ita Airways. I 6 consiglieri dimissionari, espressione del MEF, hanno chiesto oggi di togliere al presidente esecutivo Alfredo Altavilla tutte le deleghe operative per assegnarle all'amministratore delegato Fabio Lazzarini. La delibera di revoca sarebbe già stata trasmessa al Ministero dell'Economia, azionista unico della NewCo.
È stato aggiudicato al costituendo consorzio con capogruppo WeBuild l'appalto per la progettazione e la costruzione della nuova diga foranea nel porto di Genova. Si tratta della più importante opera marittima mai costruita in Italia, finalizzata a migliorare l'accessibilità nautica e le condizioni di sicurezza dello scalo ligure. I lavori saranno avviati nei primi mesi del prossimo anno e dovrebbero terminare entro la fine del 2026. L'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale ha pubblicato l'avviso per l'erogazione di un contributo economico alle imprese portuali che intendono assumere giovani disoccupati. Saranno disposti 60.000 euro per le aziende che fanno parte della comunità logistica portuale di Civitavecchia o che hanno attività legate al porto. Il contributo per ciascuna azienda sarà di 6.000 euro e verrà erogato a titolo di finanziamento a fondo perduto vincolato alla procedura di assunzione di personale con le caratteristiche indicate nel bando stesso. Con questa notizia si chiude il TG di questa sera, grazie per l'ascolto, appuntamento domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News.